scritto nel Salmo responsoriale: cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie. E la festa di oggi ci pone davanti a queste meraviglie di Dio. Dio compie cose nuove, cose straordinarie per noi, questo canto nuovo, che dice tutta la novità di questa, di ciò che Dio sta compiendo nella nostra vita, nella nostra storia. A proposito di questo stupore per le meraviglie che Dio compie, mi sembra interessante un detto popolare che sì, i nostri anziani ripetevano, che oggi nemmeno all'inferno i diavoli lavorano. La meraviglia è lo stupore. Lo stupore di un Dio che non si dà pace, di un Dio che riprende l'iniziativa, di un Dio che ha l'opera. Immaginate la prima lettura che ci riportava all'inizio della nostra storia, quell'esperienza di Adamo ed Eva, l'esperienza che si avvita su se stessa, in quel delirio di onnipotenza che poi caratterizza la nostra storia, da Adamo in poi, di generazione in generazione, questo ripetersi. Per chi è andato a scuola, penso che ricorderà il libro di storia, che non è altro che una sequenza di guerre, una dietro l'altra, una dopo l'altra, un trattato di pace che dura pochissimo ma poi si riprende. Guerre, dominazione, violenza, è la storia di questa umanità strana, e non riesce a comprendere ma qual è la nostra vocazione e a chi dobbiamo rispondere. Ecco, sono domande che normalmente sfuggiamo, cerchiamo di andare sull'immediato, i nostri interessi, le cose da fare, e non ci accorgiamo che contribuiamo anche noi a costruire una storia di dolore, una storia di morte, una storia di vergogna. Nudo Adamo si riscopre nudo. È nudo di umanità, è nudo di umanità. C'è una vergogna in questa coppia iniziale, impresentabile, una realtà impresentabile. Chi sono io? È uno che si deve nascondere perché è impresentabile. E la prima domanda che in un certo senso risuona per tutta la storia biblica: Adamo, dove sei? Adamo, tradotto in italiano, significa terroso, perché Adama è la terra e Adamo è fatto di terra. Dove sei? Ma ti rendi conto di quello che tu sei? Cosa pretendi di essere? Dove vuoi stare? Dove pensi di poter esplicare la tua vocazione alla vita? E Adamo si nasconde, Adamo non risponde. Ma Dio continua a chiedere ad ognuno di noi: ma dov'è l'uomo? Dov'è l'umanità nel tuo cuore, nella tua vita? Come la esprimi? E per Dio esprimere l'umanità significa realizzare quella immagine e somiglianza che Lui ha impresso in noi, imprime in noi, in ognuno, in ogni creatura che viene in questo mondo. Lui continua ad imprimere questa sua immagine e somiglianza. Immagine e somiglianza di Dio. Ma il nostro Dio è un Dio che, per la fede che noi continuamente esprimiamo, nel nostro farci il segno della croce, noi diciamo: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il nostro Dio è un Dio trinitario, è un Dio comunitario, è un Dio fatto di persone, è un Dio relazione. Fatti a immagine di Dio significa che noi siamo fatti per la relazione, non per chiuderci, non per rinserrarci in un nostro egoismo assurdo, prima noi poi degli altri. Ma dov'è la relazione? Dov'è la capacità di accogliere l'altro? E ripeto, davanti a questa storia nostra così assurda, così impresentabile, vergognosa, Dio è all'opera, chiamando Abramo e poi tutto.
accompagnamento dopo Abramo, quel popolo che viene liberato dall'Egitto, e un popolo che fa fatica a stare al passo di Dio e che comunque ascolta, comunque ritorna, cade. E da quella storia Dio ci presenta oggi quella creatura nuova, Maria. È il frutto di questa lunga storia di un popolo che è stato educato a dialogare con Lui, un popolo che ha fatto una gran fatica, ma che comunque è rimasto lì e ha cercato di, tra alte e basse, di accogliere questa provocazione di Dio. E così, da Gioacchino ed Anna, il Signore che ci dona questa creatura nuova è Maria. Maria, creatura nuova, nella preghiera iniziale dicevamo, ci hai donato colei che diventa per noi il segno della tua accoglienza, perché diventa lo spazio dove tu puoi dimorare, è la tua casa, tu prendi dimora in lei. Questa è la meraviglia. Dio che viene rifiutato, Dio che non è ascoltato, Dio, ecco, adesso trova, lo ha trovato in un popolo con tutta la sua fatica, Israele, e dentro questo popolo trova Maria, inventa Maria, e la serva del Signore, lei così si presenta. Io, una donna in ascolto, una donna che non pone più nessun ostacolo alla voce di Dio, all'ascolto della sua volontà, è totalmente nelle sue mani, sono la serva, faccia di me, desidero fare la sua volontà. Questo è l'intendimento di Maria, ed è a partire da lei che si apre questa storia nuova, e l'Evangelo, perché nel suo sì si apre per noi questa possibilità di incontrare Gesù. Dio è la nostra salvezza, Dio si è fatto vicino, Dio si è fatto fratello, dirà l'autore della lettera agli Ebrei, Lui non si è schifato di noi, ci ha chiamato fratelli, cioè coinvolti nello stesso modo di stare davanti a Dio e di sentirci anche noi figli di quest'unico Padre. Era la seconda lettura dove Paolo diceva dal cielo una cascata di benedizione, una vita che ci riempie, perché in Gesù Lui ci raccoglie, Lui fa di noi delle creature nuove, ci guarda come figli. E noi davvero dobbiamo essere grati a Dio di queste meraviglie che Lui ha compiuto. Le ha compiute in Maria, le ha compiute nel popolo di Israele, le ha compiute in noi, che siamo stati chiamati ad essere immersi in Cristo Gesù e in Lui, imparare a vivere quell'umanità nuova, di poter anche noi adesso poter rispondere come Gesù alla volontà del Padre, in quella realizzazione piena dell'umanità, essere umani fino in fondo. Questo è stato Gesù, e vivendo l'umanità fino in fondo è stato fedele a Dio, anzi è stato posto alla destra del Padre. Lui è il re, Lui può regnare, perché nella sua umanità non ha avuto nessuna chiusura, non ha creato nessuno spazio, nessun ostacolo all'entrata, tutta la sua vita è giocata in quell'apertura, in quel dono. Questa è la vera umanità. Questa è la vera umanità. Non ce ne sono altre. E lì dove noi pretendiamo di giustificare le nostre chiusure, il nostro bisogno di sicurezza, noi stiamo tradendo l'Evangelo. Noi stiamo tradendo la volontà di Dio, e non dovremmo essere nemmeno, dovremmo vergognarci di dire il Padre nostro. Non si può essere allo stesso tempo coloro che dicono tu non hai spazio qui da noi, vai via, cioè far sorgere dentro di noi questi sentimenti che buttano fuori, che si tratti del marito, si tratti della moglie, si tratti del figlio, si tratti dell'immigrato, chiunque, non abbiamo diritto a nessuno di buttarlo fuori. E nel momento in cui dentro di noi sale quest'odio, noi dovremmo avere il buon senso di dire non
non posso dire il Padre nostro, perché non sono figlio. Sto tradendo la mia vocazione di figlio. Sto tradendo colui che mi ha inserito in questa famiglia, in questa casa, che è la casa del Padre, ma io di fatto mi sto tagliando fuori. Ed è il nostro paese che si sta tagliando fuori. Faremo i presepi, ma a che serviranno? A che serviranno se non c'è spazio per l'immigrato? A che serve? Se abbiamo chiuso Riace, se abbiamo condannato questo sindaco di Riace, perché? Perché facciamo il presepe? Quello era un presepe, l'abbiamo chiuso, ne facciamo altri, non servono. Perché con questo modo di pensare noi ci stiamo condannando da noi stessi. L'inferno ce lo creiamo così, perché questo è l'inferno. Scusate un po' il tono, un po' poco bello. Torniamo invece a guardare alle meraviglie che Dio compie nella nostra vita. Davvero, il Signore è all'opera, la sua iniziativa non viene mai meno, e questa è la nostra fiducia. Il Signore comunque farà di noi la sua casa, il luogo dove Lui intende abitare per sempre.